Siamo con il sindaco di Fossacesia, di Giuseppe Antonio, per parlare un po' dell'estate che si sta vivendo, soprattutto lungo la costa dei Trabocchi. Presenze ce ne sono e soprattutto come si concilia la movida e il divertimento con il periodo di pandemia che stiamo attraversando? Segnali positivi, molto positivi, nonostante che nel paese, in Italia, si registrano un po' qualche piccolo problema nella economia turistica generale. La Costa dei Trabocchi è diventata una parte importante del turismo abruzzese e di questo bisogna dare atto a tutti gli sforzi che hanno compiuto le amministrazioni comunali per far emergere una parte suggestiva, bella, attraente della costa abruzzese. Certo, i problemi legati alla pandemia sono emersi, emergono ed è un segnale complicato per tenere in Italia un'economia turistica ben salda, però bisogna rimboccarsi le maniche, garantire sicurezza. Tra l'altro Fossacesia ha la movida durante il periodo notturno, c'è una presenza massiccia soprattutto di giovani. Intanto abbiamo chiesto alla ASL di Chieti, Lanciano Vasto e alla Regione Abruzzo di finanziare in questo periodo un camper che garantisca i vaccini soprattutto ai più giovani. Iniziative che sono state fatte anche in altre parti d'Abruzzo, in provincia di Teramo e anche in altre parti d'Italia. Poi c'è una sicurezza davvero encomiabile da parte delle forze dell'ordine. C'è tranquillità. Intanto il mare è bandiera blu, Fossacesia compie un compleanno bellissimo, 20 anni di bandiera blu. Bandiera blu significa mare eccellente e servizi efficienti. Turisti da dove in particolare? Ma arrivano da tutte le parti d'Italia e la cosa che registriamo, dall'estero arrivano molti turisti. In effetti è la via verde della Costa dei Trabocchi, che speriamo apra nel più breve tempo possibile, che è il supplemento di valore che verrà dato alla Costa dei Trabocchi nella sua complessità per problemi che questa pista ha, ma anche nella sua capacità di attrarre il turista.